Il mio canale YouTube e i miei video sono realizzati bene? Durante la giornata mi capita spesso di pensare se il lavoro che svolgo per il mio canale è buono o perlomeno sufficiente. E questo perché? Perché da creatore di contenuti per il web vengo continuamente sottoposto a dei rivali, nonché anche colleghi, che portano contenuti simili ai miei o anche diversi, ma che al mio occhio possono sembrare meglio strutturati e realizzati bene. Una volta non ci si poteva paragonare a un così gran numero di persone perché non esistevano i social network. E dunque sentirsi il migliore nel proprio lavoro o comunque sentire che quello che si stava facendo lo si stava facendo bene era, credo, più semplice. Aperta e chiusa parentesi, in questo video parlerò solo di paragoni legati al lavoro e ai social network e non a temi come l'aspetto fisico, il carattere e così via. Come stavo dicendo, adesso è più facile mettersi a confronto con persone che cercano di raggiungere il tuo stesso obiettivo. E questo può avere degli aspetti sia negativi che positivi. Alcuni aspetti negativi possono essere ad esempio che ci si metta a confronto con delle persone che hanno molta più esperienza di te, di conseguenza svolgono quel lavoro anche da più tempo. E il vantaggio che ne hanno tratto è una maggiore abilità nel realizzare video, una maggiore abilità nell'intrattenere il pubblico e una maggiore quantità a livello di numeri come visualizzazioni e iscritti. Voglio vedo, io voglio essere come te, parlare ragion come te. Un altro aspetto negativo è vedere che queste persone, a differenza tua, riescono a guadagnare da quello che fanno. E questo, nella tua mente, ti porta a credere che il lavoro che loro stanno facendo è meglio eseguito, perché stanno ricevendo un compenso in cambio. E tutto questo non è di grande conforto per la realizzazione di nuovi contenuti su YouTube. Chiaramente non è colpa di nessuno, bisogna solo accettare il fatto che attualmente è così e bisogna lavorare di più per ottenere un maggiore risultato. È stato facile come pensavi? No, signore, non lo è stato, signore. Questa può essere anche una cosa che non tocca solo me come creatore di contenuti, ma anche altre persone in altri lavori, come nella realizzazione di un negozio online, di una ditta o di un'azienda. Vedere costantemente persone più avanti di te con riscontri maggiori ai tuoi ti porta a credere che te probabilmente non riuscirai mai a raggiungere quei livelli. Se un ipotetico Luca riesce a vendere nel suo negozio online 2 articoli al mese o addirittura 0, potrebbe demoralizzarsi nel vedere costantemente nei social un suo competitor che invece vende 1000 articoli al mese. E a quel punto potrebbe iniziare a chiedersi: ma perché una persona dovrebbe acquistare da me? Tanto c'è già lui. Ed è quello che a volte succede a me. Mi chiedo come mai una persona dovrebbe vedere un mio video quando ci sono già un migliaio di persone che magari raccontano la stessa cosa. E comunque, anche se non bisogna fissarci su questa cosa e utilizzarla come scusa, c'è da tener comunque conto del discorso budget. Stavo montando il video e volevo aggiungere che quello che sto facendo lo sto facendo con il mio smartphone e tra l'altro nemmeno uno dei migliori. La realizzazione di alcuni contenuti o la miglior produttività di negozi online, di ditte e aziende sono possibili perché è stata utilizzata una quantità di soldi che però è stata guadagnata nel tempo. Ma come dicevo, ci sono anche dei lati positivi nel paragonarsi con altre persone che vediamo nei social. Ad esempio, possiamo imparare vedendo. Non è una cosa scontata. Imparai questa cosa ai tempi del liceo artistico. Infatti, io entrai al liceo che, sinceramente, ero già bravo a disegnare. Un po' perché avendo visto poche cose, appunto, su cui paragonarmi, credevo di esserlo, e un po' perché comunque lo ero davvero. Ma avendo avuto modo di confrontarmi con i lavori di tante altre persone, anche durante il loro svolgimento, sono riuscito a migliorare tantissimo. E questo è quello che può succedere anche nei social. Si vede il lavoro di qualcun altro e si migliora rubando con lo sguardo. E con questo non intendo copiare, ma apprendere un'abilità che prima non conoscevamo. Un altro aspetto positivo del confronto tra persone nei social è che si può anche ascoltare quella che è l'esperienza di qualcun altro e certe volte si ha anche la possibilità di chiedere un consiglio. Sappiate che comunque con la costanza nel fare qualcosa si migliora per forza, ve lo dimostro io con un mio vecchio video. Recensione microfono Samsung C01U Pro. All'interno della scatola troveremo il microfono,
Come avete appena visto, sono sicuramente migliorato dal punto di vista del linguaggio, delle luci, del montaggio, dell'audio, del video. Molto probabilmente, continuando a fare, continuerò anche a migliorare e questo contenuto che ho appena realizzato potrebbe essere obsoleto in futuro. Anche se mi piace credere che ogni contenuto che realizzo abbia vita propria e che sia utile in un determinato contesto. Quindi, se siete alla realizzazione di un progetto, ci tengo a dirvi di andare avanti e non mollare, perché so che non tutte le persone vi appoggeranno. Non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incassi, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. Fatemi sapere nei commenti a cosa state lavorando, uno perché sono curioso e due perché sarebbe un buono stimolo anche per me. Io vi ringrazio per la visione. Vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e di iscrivervi, e noi ci vediamo sicuramente presto in un nuovo video.